E salve a tutti amici cooperari e bentornati in questo secondo episodio dell'Anima di Tarkov. Allora, l'ultimo episodio ci ho messo 20 ore a fare l'elaborazione su YouTube, forse anche più di 20 ore. E poi vabbè, comunque è uscito bene, anche se sembrava abbastanza scattoso eccetera. Quindi niente, registrerò sempre in 2K, ma usciranno in 1080p. Teoricamente dovrebbero avere una qualità migliore, un po' come il video, quello di Tango Down, che mi sembra la qualità sia migliore rispetto a tutti gli altri video di Tarkov in generale. E niente, vi ricordo che giù in descrizione c'è il link per il codice sconto di 5% su tutti i vostri server Gportal. Quindi se volete fare un server di qualche gioco per giocare con i vostri amici o fare un server in generale, andate sotto in descrizione, avete un 5%. E se non mi sbaglio, avete il 5% per ogni volta che voi magari anche rinnovate. E niente. Allora, come sempre, prima la scavettina che abbiamo pure il mosinaro sgravato pazzurdo. Ah, e addirittura una volta mi andò bene. Un raid, ah, quello lì che mi andò alla grande, quello di Tango Down. Infatti, c'ho ancora qui la KK, il Vale, tutte le cosine magiche. E vi ricordo anche che sono in. Allora, intanto si fa sempre custom. Tra l'altro, vi ricordo che sono in live tutti i giorni dalle 14 in poi. Oggi sono su server americano perché voglio testare una robina. Praticamente, feci una live di Tarkov in cui ero in server americano. Non ho mai avuto problemi di disconnessione, invece mi continuava a disconnettere per ovviamente il ping troppo alto. Ho messo tutti i server in cui avevo tipo 115 di ping, ma in realtà a quanto pare ora ne ho 160-170. Non mi ricordo nemmeno quanto è il limite, quindi probabilmente verrò disconnesso un'altra volta. Cioè, pure oggi. Però se rimane a 130-140 è ottimo. Allora, quanto stiamo? 13 minuti secondo me. Roster to Tanner, Reload to Military Base. Ok. Vabbè, si fa sempre il girettino da questo lato. Così si dà un occhio se ci fossero cadaveri. Magari anche. Perché da. Vabbè, devo sdraiare per forza. E dicevo, magari troviamo i cadaveri. Quello è un cadavere? Non lo so. Della scorta del boss e bla bla bla. Oppure in generale, cadaveri. LPS che mi pare ormai non buchino nemmeno le mosche. Vabbè, a parte non c'ho posto, a parte che è una roba da due. E beh, le cuffie sinceramente me le vorrei tenere, con questo poi non ci sento una sega. Se trovo uno zaino potrei tornare. Ah. Appunto, sono stato disconnesso e probabilmente la prossima disconnessione sarà molto vicina. Peccato perché, più che altro perché voglio giocare nei server americani. Quelli kittati sono abbastanza stupidi. Ed essendo che sono a livello basso, devo fare tutte quelle missioni, soprattutto su custom, e neve mi manda in zone caldine. Magari i server sono un po' più vuoti o la gente è un po' più ringoglionita, quindi sarebbe una cosa che mi aiuta molto. Così da poter raggiungere un livello buono, almeno da avere roba buona per poter giocare. E niente, me ne vado all'estrazione.
tanto rabberò. Disconnettere ora. Oddio. Uno player o scav player? Non lo so, ma che mi disconnette, c'è 190 di ping. Più che altro perché non voglio che mi si abbassi la cosa. Ho sbagliato. Allora. Ce la farà il nostro eroe ad arrivare almeno a Crossroad? Vabbè, volevo fare sto test. E poi mi scoccia un po' non poter giocare in quelli americani. Proprio per il fatto perché in non so come mai tutti i giocatori europei hanno il sangue negli occhi, tutti fottutamente pro player, ma poi sempre pieni, sempre pieni. Pressoché impossibile riuscire a fare le missioni su custom, soprattutto da solo. Sarebbe bisogno di giocare in 5, ci siamo tutti livellini, così uniamo le forze. E c'ho proiettili, soprattutto con l'UMP, che c'ho gli FMJ. Le mosche quando ti vedono ridono. In caso ci fosse la chiave. No. Ok, server cambiato. Solo che non vi dico quale server perché non sono quelli europei. Allora, che fa il Mosin? Vendo tutto, sti cazzi, tanto io faccio sempre così. Yeah. Poi c'è roba per la terra piattista. Il filtrino. Ah, però. E quello lo si dà a Fenz. Allora, io devo capire se fare, cioè più che capire, devo decidere se fare le missioni su custom, che effettivamente non ne ho due. Ah no, ok, devo marcare anche, ok. Perché poi devo prendere questo e devo fare gli scav. Ok. Allora, prendiamoci 4, 5 e poi un formaggino sperando mi basti. Prendiamo due formaggini, va. E prendo tutti i marker. E vediamo un po'.
Ok, vediamo se ho trovato i server giusti, che sono un pelino più vuoti. Allora, si è detto scav è quello della nonna, quindi bisogna andare di qua. L'unico problemonski è che devo fare per forza il giro. Minchia, se con l'FMJ trovo qualcuno, devo sperare di beccarlo in faccia. Esplosione mi ha un po' fregato, perché sentivo uno correre e l'ho perso. Allora, a noi non interessa il fight, o mi ci ritrovo o non ci interessa sostanzialmente, perché appunto dobbiamo fare le quest. Comunque, vi ricordo che se vi piacciono questi tipi di video, cioè molto scialli, tra virgolette, cioè faccio vedere effettivamente com'è Tarkov per quello che è e non per quello che in tantissimi vi mostrano, come comunque ho fatto anche io, che tutti quanti mostrano semplicemente le partite andate bene dove ammazzano 380 milioni di persone, e io voglio rifare un po' come facevo ai vecchi tempi. Ovvero faccio solo, insomma, faccio vedere effettivamente che non è che tutte le partite sono come si vedono in quei video. Quindi magari uno, appunto, come succede anche a me, ad esempio mi guardo tutti i video di Landmark e ti fa venire voglia, cioè vedi cazzo, uno super pieno, tanta roba, va a giro, ammazza tutti, eccetera, ma... Tarkov non è ovviamente sempre in quel modo. E comunque lo potete vedere, diciamo, un po' quando se magari guardate le live della gente, eh. E io invece voglio mostrarlo pure su YouTube. Voglio rimostrarlo su YouTube. Buonanotte.
proprio un SVG. CMS mi ricarica, ok, perché lo è. Ok. Cosa ci è qui dentro, chi è? Teresa? Ok. Ma magno tutto. Tante delle estrazioni, se non mi sbaglio, ce l'ho da queste parti. No, ce l'ho di là. Ok. In effetti sono spawnato a metà. Andare a vedere a sinistra, non voglio perdere troppo tempo. Ok, questo non era per me. Хуйло, вот хуйло, конец тебе. Allora, che cazzo? Impazzito. È che se c'era un player non è che mi va tanto di farmi sgamare, anche se me hanno fatto sgamare loro. Perché la missione che effettivamente mi interessa per ora è quella di prendere l'affare. Li posso buttare sta non chi. Ho sentito uno scavagliellare a sinistra.
Allora? Taglielo da qua. Speriamo di arrivare fino alla fine. Un armore in più, schifo non fa. Un attimo qua, rimette colpicini lì. Sono già stanco. Oddio, oddio, oddio. Oddio. Oddio, la scorta. Avete finito? Sono morto.
Non so se ne ho accoppato qualcuno. Perché non ci vedo una sega. La porca troia, mi arriva una laserata negli occhi. Quanto c'ha di ergonomia? Sono riusciti a scappare tutti nelle scale? Cazzo, quelli sono golosi però, eh. Oddio, non voglio andare nella zona che poi vengo cecchinato. Io non esisto, ok, signori boss? Io non esisto. Credo di riuscire a lottare quello e svignarmela. Sento qui, oddio, oddio, oddio. Yeah.
spero sia uno scav. Normale, normale. Ok. Vediamo se la ride. Конец тебе! Вот он! Ok. Ok. Ah, ha ucciso Reshala? No, vabbè, l'avevo ucciso. Shish. Vabbè. Non me ne ero accorto, cioè, non pensavo di... perché ogni tanto, sai, lo prendete in testa e non ci schiatta. Non credevo. E niente, peccato, avrei potuto lottare anche Reshala, magari mi sarei beccato la keycard da vendere, che tanto io su The Lab non ci vado. Comunque dai, 50%, 34 ammo unit, 16 hit count, va bene, va bene. Ok, ci voleva, ci voleva. Intanto è Stonks l'SVD perché sicuramente mi è utile su Woods. Mi è super utile su Woods. Ora devo mettere purtroppo le cose sparse a caso. Ai marker! Che rincoglionito! Che rincoglionito! Vabbè. C'ho posto per quello... Gne. Sono proprio rengoglionito, mi sono dimenticato quella dei marker, ma vabb, ma vabb. Allora questa, e me la bevo tutta. Completato. Vabbè, completato però. Chi è che doveva ammazzare tre sca... Ah, su Factory, ok. Vabbè, ho completato comunque, allora... Due quest. Chi era? Skir. Perfetto. Trovare due flash drive. PMC, 3 PMC con la pistola. Quindi magari riesco a fare Factory e pistole. Ok. Terra piattista, vabbè, ridiamogli anche il filtro.
Raporsky. Lui se lo prende, Ragman. Il meccanico. Ok. Ok, signorini. Che dirvi? È andata bene, finalmente. Forse ho trovato i server giusti. E nulla. Io vi ricordo che sono tutti i giorni in live dalle 14 in poi. E se vi piacciono questi tipi di video, l'anima di Tarkov, vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina, così che rimanete aggiornati ogni volta che esce un videozzo. E qui, signori, vi saluto e ci si vede alla prossima. Ciao ciao.